volta a venire. Andrea Reca, che è un nostro habitué, ormai ci segue da 25 puntate circa ed è fortissimo da casa, ha accettato. C'erano dei problemi tecnici che abbiamo risolto a 5 minuti dall'inizio, ma in questo momento è andato a ricambiare l'impostazione. Ed ecco, vediamo, Andrea Reca è rientrato. Oh, ciao Danilo, purtroppo qui c'è buio in questo momento, però sappi Danilo che hai una chance per tornare in diretta, hai una chance perché può essere, e poi vi spiegherò perché. Allora, prima prova della prima manche, parola, facile, vai. Titettote. Direttore. No. Tantissima a giocare, vi ringrazio tutti. Cioè, solo oggi 50 follower nuovi, non so da dove sono saltati fuori. Tattete. Ma sono in tanti che con le parole arrivano a 0 punti dopo la prima manche. Sta vincendo la puntata Emily con 200 punti. Ricordo che potete vincere la puntata anche facendo schifo se fate tanti punti quanti il miglior concorrente da casa. Risposta esatta, Arsenio Lupin, 100 punti. E allora iniziate a carburare quando siamo arrivati ai titoli, che sono facili. Ce la potete fare. Primo titolo, facile. Titto. Il Conte di Monte Cristo. La risposta è esatta. Questa è la facile, 200 punti. Attenzione, secondo titolo. Facile, forse. Non tanto. Tatatte utata. Tatattia utata. Usata no, l'ha andata anche a casa. No, non era mai usata. Allora, vi do un aiuto. Sì. Anthony Hopkins. La stanza... No. Tatattia utata. La gabbia usata no. Devo dire che è bello pesante, è un bel film pesantino. Tatattia utata. Di Hopkins. La pazzia usata no, la gabbia umana no, c'è anche lui. La macchia umana. Questa è difficile, questo sono stato veramente... La macchia umana. La macchia umana. E la risposta è esatta, la macchia umana. Lo dico veloce. Per chi fosse entrato in questo momento, ricordo che la rondella che gira è per un video che non funziona, sono Andrea Reca e la moglie Evelyn, che stanno andando bene a questo punto, perché sono in corsa per arrivare prima a 900 punti. È Raffaele che ci suggerisce comunque. Bravo Raffaele. Ultimo titolo. Facile, lo dico veloce. Itutitato teto. Stiamo giocando solo l'Ombomas da casa, è lui che risponde, basta. Redatta no, ecco la famiglia Manenti risponde, ma non è giusto. Befana no, Pelata no, Rinfaccia no, Redatta no. Attenzione, arriva l'aiuto. Geografia. Salutiamo anche il David di Michelangelo che è entrato, che onore. Geografia. Stellata. Tetta. Ferrara no, attenzione. Non è una città. Ma attenzione a Maggiolino l'ha indovinata Maggiolino, era Bretagna. Si vede l'audio. Io ti vedo. Ti vedo anche io. Ciao. E ben arrivato a che cosa ho detto? Allora, no, ma è un gioco delirante. Io non ce la posso. È delirante, male. Non ti preoccupare, è un gioco molto delirante. Le persone che stanno male in questo momento sono quelli da casa che in un nanosecondo indovinano e sono spietati. Quindi non ti preoccupare se non ne azzecchi una, perché quelli malati sono quelli a casa. Tu sei ancora sano. Allora, prima di tutto io ti ringrazio. Comunque che neanche per la maturità ero così teso, visto che se ne parla anche ultimamente, insomma.
lo so, che la prova audio, di dire chi sei, cosa fai e da dove vieni. Allora, io sono in arte, facciamo così che è un po' più semplice, sono Divi, sono cantante di una band rock italiana che si chiamano Ministri. Detto questo, ho compiuto da poco 36 anni e sono ancora tutto primo. Bravo, anch'io ho 36 anni, eh? Ho 36 anni anch'io, siamo coetanei. Allora, io ho visto un vostro concerto perché una mia amica era pazza, è ancora pazza di voi, e lei mi ha detto, ma prova a chiedere a loro, secondo me ti rispondono, e ci aveva ragione. Anzi, se vuoi salutare Alice, ci sta guardando, secondo me. Alice, ciao! Ciabattano! Tiatatta! E la Madonna! No, la mia vita non è quella. Sì, Luca, ma Luca per loro... Luca... No, non voglio dirti, darti una brutta notizia, ma Luca Perrone l'ha già indovinata. Ma sarebbe diaframma per davvero. Era diaframma. Quante volte l'hai usato per cantare? Era diaframma, era tiatatta. Allora, lo ripeto, era diaframma. Nomi e cognomi. C'entra Fornaciari? I tete è la risposta esatta. 100 punti, e purtroppo per Valeria Lupo, Valeria Lupo è un personaggio molto famoso di questo gioco perché è l'unica ad essere a 0 punti, ha finito il gioco a 0 punti, insieme ad Alex Boni, che a volte ce lo dimentichiamo, ma c'è anche il buon Alex, gli altri 50 punti, Griffo di Raffa se la sono portati a casa. Sei partito forte perché... Questa era molto difficile e non vorrei dirtelo, ma sei ancora in corsa per volare in testa alla classifica. Tauto Tettitotu. Paolo Kessisoglu. Questa era proprio facile. Questa era facile. 100 punti, vola 200 punti, allora la prossima la dico veloce. Terzo e ultimo personaggio. Titi Tettit. Non si sente. Titi Tettit. Ma finisce con la T? Sì, con la consonante, sì. Titi Tettit. Facile. Niki Vendola, no? No. Titi. Attenzione, è sbagliato a scrivere. È Ricky. E la risposta è esatta, Ricky Memphis, 100 punti a te perché l'hanno scritta sbagliata da casa. Parti a raccogliere la concentrazione per il secondo titolo. Non so neanche perché l'ho messo, perché è facile e lo devo dire veloce. Totte tettata! Domandone, se la indovini voli sul podio a 800 punti, 800 punti sono tantissimi, raggiungi Anna Rebellato, concorrente che abita a Milano ma è veneta, che abbiamo avuto il piacere di avere qualche puntata fa, sarà fortissima perché era a zero fino agli ultimi titoli e poi ha fatto l'unplay. Parola. Che nelle parole sei andato forte prima, quindi ce la puoi fare. Insomma. Tatettiata. Che Balenciaga. E la risposta è esatta. Balenciaga, incredibile. 500 punti. Vengo redarguito anche da mia nonna. Questa era facile. Per me era difficile. Quindi va bene, non ti preoccupare, però ti darò 50 punti, l'aggiungerò quando ovviamente verrai a fare un concerto qui nella ridente località di Monte Cremasco alla festa della Polisportiamo dell'anno prossimo, non di quest'anno, questa ormai è andata, però l'anno prossimo sicuramente ti inviteremo a fare un bel concerto qui, così blocchiamo il paese. Prima la nomination della famosa Angelina, si chiama Barbie 83, vabbè.
E poi abbiamo Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera, nonché è stato anche il commentatore di Juventus Channel.